Nella vita ci sono delle priorità. Ho abbandonato la mia vacanza in Sardegna per un evento storico che rimarrà per sempre negli annali, nella storia del calcio, perché questa sera scriviamo la storia. Siamo, signori, siamo appena arrivati allo stadio. Come potete vedere, stadio Mapei tricolore. Sono assieme ad Andrea Cantinotti, che quest'oggi sarà come sempre il mio compare. Lui sarà dall'altra parte dello stadio. Faccio vedere la mia prospettiva. Tua prospettiva, mentre io sarò nella parte della tribuna degli ospiti speciali, siccome il mio biglietto mi è stato gentilmente offerto giustamente da Flavio, e sono qui per lui, per questo suo esordio nella sua casa a Reggio Emilia, signori, nel Sassuolo in Serie B. E allora ci siamo, sei pronto a goderti questa esperienza? Io sono pronto a godermela, Non avrò la tua prospettiva, ma sono pronto a godermela. Secondo te segna o non segna? Parlo per come l'ho visto entrare l'ultima volta, secondo me farà gol, anche se spero di no, perché? Spoiler, abbiamo un tifoso del Cesena, Vediamo come andrà. Però allora tengo a Fabio perché è suo amico e quindi di conseguenza non posso che non volergli bene anch'io, e spero che faccia gol, però sul 2-1, insomma, cioè comunque ci sono priorità. Ci siamo già messi d'accordo, se fa gol la shirt me la porto a casa. Come potete vedere, non l'ho presa perché ho già previsto tutto. Perché prenderei quella che farà gol. Perché prenderò quella con cui farà gol. Andiamo a goderci questa esperienza. In bocca al lupo, Andre. In bocca al lupo. E ci vediamo dopo. Da dopo. Ok, let's go. Ci stiamo dirigendo nel nostro settore perché, come detto prima, è dal lato opposto di quello di Sam. Come al solito con me qua c'ho il Maranzino. Secondo te saranno più belli i posti di Sam, vero? Per forza. Sì. Vabbè, saranno più belli quelli, però sono curioso di vedere la nostra prospettiva anche. Io lascerei la parola a Sam per vedere, insomma, com'è andata lui coi posti. Signori, ci siamo, dentro lo stadio, siamo dentro il Mapei. Oggi grande partita, ma soprattutto grande campo. Ah no! Io sono qua per Flavio Russo, vi dico la verità. No, in realtà sono qua per Caligara e il contratto, non ci siamo messi d'accordo, ho incontrato Samuri qua. Siamo qua a sostenere un po' la stessa causa, anche se il tifo del Cesena praticamente manca un'ora e sono superiorità totale rispetto a quelli di Sassuolo. Però speriamo che Flavio segni, perché io l'ho conosciuto, è un bravo ragazzo, se lo merita. Ragazzi, speriamo veramente che quest'oggi Flavio possa segnare. Speriamo anche per il video di Samuel, così almeno spingete di più, perché il titolo è clickbait. No. Anche se non segna, esordio con gol. Non sappiamo neanche se titolare, non abbiamo neanche le informazioni. Non penso parta titolare, però la scorsa partita, siccome lui è entrato e quasi rischiato di fare gol, il mister lo prenderà un pochino più in considerazione. Però il mio Caligara gioca titolare, quindi mi darà la maglia sudata. Invece Russo, panchina, ma ci sta, È normale, Caligara ancora c'ha 100 presenze in B e ci può stare. Posso dire, Caligara veramente un bel giocatore. È un bel giocatore. Secondo me è un bel giocatore, ragazzi. L'unica cosa che si ricorda la gente è il giallo su Busquets al Camp Nou Barcelona-Juventus. L'ha rilanciato Allegri, poi quest'anno ha fatto l'Ascoli. No, molto bene lui, sta bene. Andiamo a vedere un po' cosa succederà sul campo. Ecco, riscaldamento, sì. Adesso sono entrati in campo i giocatori del Cesena. Adesso andiamoci a sedere, aspettando anche l'ingresso del nostro Sassuolo, signori. Osservato speciale Flavio Russo, ma anche Justin Kumi e tutti gli altri ragazzi del Sassuolo che, come avete potuto vedere, nello scorso anno, negli episodi che ho fatto uscire su Giovani Promesse, hanno fatto bene a Sassuolo. E allora, signori, andiamo direttamente in campo con questa reaction di questo esordio in Serie B per Flavio Russo e i suoi compagni. Let's go! Sono entrati ufficialmente in campo, è entrato in campo anche lui. Stanno riscaldando adesso i giocatori del Sassuolo. La scorsa partita hanno pareggiato e quindi, ragazzi, secondo me il Sassuolo ha il dente avvelenato e questa partita la vuole vincere. Io spero solo in una cosa, chi lo sa se realmente riuscirà ad accadere, ma se dovesse succedere sarebbe veramente un qualcosa di fantastico. Dalla Sardegna al Mapei Stadium solo per vedere questa partita. Andiamo a reagire un po' questa seconda giornata di Serie B. Ragazzi, non me ne ero reso conto, ho guardato la formazione, Justin Kumi è titolare, esordio da titolare in Serie B per Justin Kumi.
tanta roba. Era una promessa, è una promessa, si sapeva. Siccome la scorsa partita è entrato benissimo anche lui e ha deciso per il calcio di rigore che è riuscito a procurare grazie a un suo recupero, il mister ha voluto premiarlo. Ho osservato i speciali quest'oggi: Justin, Kevin Leone, Flavio Russo, Knezovic, tutti questi giovani che nello scorso anno hanno vinto il trofeo Primavera Team Cup e che quest'oggi si ritrovano tutti convocati in Serie B. Non vedo l'ora di vederli scendere in campo e ci vediamo direttamente dopo per questa reaction. Let's go! È entrata la formazione della Primavera che ha vinto tutto. Ricordiamolo che l'ha vinto con Flavio, Giovani promesse, sono qua grazie a Flavio Russo, dai, diciamolo, no? Ci siamo, sta per iniziare ufficialmente la partita. La tifoseria del Cesena è veramente, veramente calda. Guardate, rispetto a quella del Sassuolo, la differenza. Sta per iniziare. Sei carico? Sì. Chi vince secondo te? Sassuolo. Non posso dire nulla. Vengo distrutto. Come distrutto? Cesena. E allora è iniziata questa seconda giornata di campionato di Serie B. Occasionissima per il Sassuolo, gol stramangiato. Sì, ma non ha proprio preso la palla. Non si è capito come è successo, ma non ci è arrivato malissimo col corpo e... Partita equilibrata. No, 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 bella partita. Però secondo me si vede che il Sassuolo può avere qualcosa in più. Sì, Ha segnato Antist, minuto 36, partita che sino a qui molto molto brutta, però ci è voluto un'azione fatta per bene per arrivare in porta e per dare il vantaggio a Sassuolo, incredibile. Rispetto ad una partita di Serie A si vede molto la differenza, i ritmi sono più bassi, molto più bassi rispetto a una partita di Serie A. La qualità c'è a tratti, ma non è lo stesso giustamente di una categoria importante come la Serie A. Questa è la mia seconda esperienza in Serie B, che guarda una partita dal livello di Serie B. È un livello a vedere da qui possibilmente raggiungibile. O no? Cosa ne pensi? Il livello è basso, sono sincero, è basso. Secondo me gli altri anni la Serie B era con dei nomi un po' più grandi, anche con un livello un po' più alto. Qua oggi sto vedendo un livello abbastanza basso. C'è da dire che l'anno scorso una squadra era in C, l'altra era in A, quindi si trovano in una B, una partita diciamo di mashup. In questo momento i ritmi sono più da C che da A. Fine primo tempo, Dani, primo tempo a mio avviso amaro. A tu? Bello. No dai, partita clamorosa, bellissima, portiere del Sassuolo di cui non so il nome, devastante, ha fatto delle parate assurde, però bella partita, belle azioni da tutti e due i lati, per in un altro secondo tempo come questo. 1-1, bellissimo cross all'indietro, grandissimo gol al volo. Ma che gol è? Si sta scaldando anche Flavio, ragazzi, si sta scaldando, speriamo che il mister lo faccia entrare. Signori, non è vero, entra Flavio, entra Flavio. È arrivato il suo momento. Vai Flavio, anche se oggi magari evitiamo Flavio, però dai, dimostra a tutti quello di cui sei capace. È entrato mio fratello al 58esimo, signori, quindi c'è ancora tanto spazio. Primo pallone, bellissimo. Mamma mia, coppia d'attacco, signori, Flavio assieme a Mulattieri. È entrata, ragazzi, in una fase molto delicata la partita, perché il Cesena sta attaccando molto in questa fase, però sono sicuro che tra poco, se riesce a resistere e non prendere gol, usciranno ad esserci occasioni. Dai Flavio, vai dentro, riempi, vai dentro, dai che arrivo. Calcio di punizione per il Sassuolo, molto importante. Aria piena. Non è vero! Ha segnato! Non è vero! Ha segnato Flavio, ragazzi! Ha segnato Flavio! Non è vero! Dai! Ve l'avevo detto! Dai! Chi ha segnato? Grande Flavio! Mio fratello dalla Primavera, signori! Dalla Primavera alla Serie B! 2-1!
succede solo a chi ci crede, veramente, signori. Succede veramente solo a chi ci crede. E siamo qua. Ragazzi, follia, follia. No, signori, che gol che si è mangiato Mulattieri. Sbagliato! Mulattieri ha sbagliato un gol clamoroso! Follia! Follia! La dava lì indietro a Flavio e era gol! Come recita la regola, signori! Detto fatto, Detto fatto, Qua Sassuolo ha rischiato, ragazzi! Qua Sassuolo ha rischiato! Se l'appoggiava dietro a Flavio, ragazzi, era doppietta di Flavio! Mannaggia la miseria! Mamma mia, Justin Kumi! Mio fratello ghanese se l'è messo in tasca tutti in centrocampo! Ragazzi, classe 2004! Brutto? Brutto? Ragazzi, mio fratello Kumi se l'è messo in tasca tutti, ragazzi. Prima da titolare, Kumi e Justin, svolta di questo Sassuolo, ragazzi. Svolta di questo Sassuolo. Ripartiamo dai giovani, ripartiamo da lì. Esce Justin, dopo aver fatto una partita sontuosa, signori. Mamma mia, che partita di Justin. Bravo Justin! Dai che è finita, dai che è finita. Ragazzi, 6 minuti di recupero, dai che è finita. Dai che è finita, fischia a dire. Sì! È finita! Ed è storia! Io ve l'ho detto! Io ve l'ho detto! Ha segnato! Flavio Russo, Flavio Russo, dalla primavera alla Serie B, Flavio Russo, mio padre, mio fratello, mio tutto, Flavio Russo, signori, grande mister, fallo giocare Flavio, vieni qua, vieni qua. Partita finita, primi 3 punti in Serie B, hanno la firma di Flavio Russo. Flavio, sono davvero contento, hai giocato da Dio, spero che il Sassuolo ti tenga di buon occhio perché sei davvero un'arma in più. Complimenti anche a Kumi Justin che ha fatto una partita clamorosa. Cosa ne pensi? Bravi, sono contentissimo. Bravo Flavio, ora ti veniamo a beccare. Flavio! 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 Dai! Andiamo, ci vediamo dopo. Stiamo provando a raggiungere Sam, vediamo se lo troviamo. Dovrebbe essere più o meno da queste parti. Eccolo qua. Ha segnato con la numero 91, Flavio Russo. Allora, brutto? Guarda l'esordio al Mapei. Brutto, così. Signori, brutto, brutto. Casa sua, l'avevi detto prima, no? Casa sua, signori. Dalla Sardegna fino a Reggio Emilia per il suo esordio. Brutto, mamma mia, che esordio. E facciamo calcio. Mi si intasca tutto. Madonna. E con la numero 91, Flavio Russo! Flavio! Russo! Flavio! Russo! Un mese fa ne parlavamo, Ti dissi, un gol e ti cambia tutto. Abbi pazienza, i momenti arrivano. Il calcio funziona così, papi. Te l'ho detto. Anche se puoi non rientrare in alcuni piani, in dei piani, però c'è, cioè, quello che è scritto, è scritto. Il tuo momento, se deve arrivare, arriverà. Abbi pazienza. Sono veramente felice, bro. Ma felicissimo che sia successo e che quello che alla fine volevamo tutti sia accaduto. Ti invito veramente a iniziare a usare la testa. Ora come ora la musica cambia. E quindi secondo me oggi più che mai, come magari anche per Justin, inizia il nostro vero percorso da professionisti e da giocatori di calcio. Quali siete?